Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Sembra quasi, almeno a giudicare la politica italiana nelle ultime settimane, che sia stato cambiato l'articolo 1 della Costituzione e sia diventato che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul sondaggio elettorale o sulle piattaforme e via discorrendo. Cioè questa attenzione spasmodica per il sondaggio non tiene conto però di una cosa che secondo me è importante. Per esempio, tutti si chiedono sempre quale sia l'orientamento di voto degli elettori, ma qualcuno chiede agli elettori che cosa vogliono? Facciamo un esempio, io per mio mestiere, come alcuni di voi sanno, tutti i giorni incontro commercialisti ai quali insegno temi di finanza e imprenditori ai quali, diciamo, cerco di risolvere dei problemi d'azienda. Bene, in sintesi, quali sono le opinioni di queste due categorie professionali che sono molto importanti? I liberi professionisti, le imprese. Io in sintesi sento parlare di numero uno, riduzione della pressione fiscale. Numero due, riduzione del costo del lavoro dipendente. Numero tre, ridurre la burocrazia e i vari lacci e lacciuoli che fanno perdere tempo a chi lavora. Numero quattro, metteteci in condizione di riprendere gli investimenti. Per esempio, defiscalizzando gli investimenti delle imprese. Numero 5, con particolare riferimento alle assunzioni nel posto del lavoro. Vi ho detto così a capocchia 5 cose che mi sono inventato in questo momento facendo mente alle cose che sento nelle aziende, ma io non sento parlare di queste cose, che sono le cose che dovrebbero essere sulla bocca degli uomini politici tutti i giorni, cioè come rilanciare l'economia, come rilanciare gli investimenti nel settore privato, come fare ad aumentare la spesa pubblica invece che ridurla, come fare a fare ripartire il PIL, come fare ad aiutare gli imprenditori. Poi mi dicono che io sono di parte. Certo, io sono di parte perché sono un uomo di parte, perché solo i coglioni non sanno da che parte stare, e io sto dalla parte degli imprenditori e dei liberi professionisti. Perché? Perché in un sistema economico sono quelli che producono i posti di lavoro. Conosco studi di commercialisti che hanno 5, 10, 15, 20 dipendenti, cioè sono simili alle piccole imprese che vedo io, che hanno 5, 10, 15, 20, 50 dipendenti. Non sto parlando del grande capitale, di quello che ha il vantaggio delle borse. Noi siamo in un'impresa, in un'economia italiana fatta di piccole e micro imprese, cioè studi professionali e micro imprese. Per loro c'è qualche sondaggio, si chiede a questi qua che tipo di azioni economiche ti aspettate da un governo? No. Silenzio tombale. Buona economia umanistica. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.